Leonardo, che è il primo e più grosso esponente del primo Rinascimento italiano, dice la sapienza viene dall'esperienza, cioè dal fatto che le ricerche teoriche, gli insegnamenti diventino poi esperienza pratica personale da cui deriva allora la capacità di comprendere quali sono le scelte giuste, tecnicamente giuste da compiere. Il Rinascimento, perché possa veramente essere, richiede un cambiamento totale di rapporti dei cittadini con le amministrazioni comunali, con la regione e con il governo nazionale. Rispetto alla regione ci sono delle responsabilità enormi, sono tutte le grandi opere che sono un diluvio universale, un dirompimento generale di tutti gli ecosistemi. Questo è il dato che emerge. La trasmissione nasce come iniziativa televisiva, nel senso che noi produciamo 16 pezzi televisivi che saranno divulgati con cadenza settimanale, a partire dal primo mercoledì di febbraio, pubblicata la trasmissione su YouTube, e divulgheremo il link a partire dalle ore 20:30 di tutti i mercoledì. I temi che tratteremo in queste trasmissioni internet saranno temi principalmente legati all'ambiente e ai suoi elementi fondamentali come la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, ovvero le energie. Questi sono elementi che, come vediamo, sono sfruttati da pochi, anziché essere curati e salvaguardati per il bene di tutti. Pertanto parleremo del clima, parleremo dell'economia, della sanità, sono tutti elementi collegati tra loro. L'obiettivo che anche queste trasmissioni è quello di far partecipare agli eventi le persone. Posso fare un esempio, il 21 dicembre, ad esempio per quanto riguarda la Pedemontana, che è un'opera molto importante per il territorio, c'è stato a Roma la Corte dei Conti. Dentro quell'aula c'erano i magistrati, c'erano i sindaci, però nessuno sa cosa veramente hanno detto. E noi vi renderemo partecipi di cosa è successo dentro quell'aula. Però essere partecipi non vuol dire solo ascoltatori di questi eventi, ma anche proprio vuol dire anche costruire insieme l'informazione, perché riguarda tutto il territorio e non deve essere in mano a poche persone. E per questo vorrei passare la parola a Marco Dalla Gassa, che vi spiega cosa vuol dire anche far partecipare. Come diceva bene Osvaldo, non solo una partecipazione passiva, ma una partecipazione attiva. Quindi il progetto DNA Rinascimenti vuole anche essere un'esperienza di palinsesto condiviso e partecipato, nel senso che invitiamo le associazioni, i singoli, le persone che hanno del materiale a qualsiasi livello, sia fatto che abbozzato, a comunicarlo e volerlo condividere con noi, con la redazione, in modo da poter costruire insieme i temi e eventualmente degli approfondimenti su argomenti di interesse comune. Per fare questo mettiamo a disposizione il sito dnarinascimenti.it, dove da una parte comunicheremo le iniziative e le trasmissioni, dall'altra raccoglieremo appunto i contatti e le azioni delle persone che vogliono partecipare attivamente con le loro segnalazioni, con il loro materiale, alla costruzione di questo palinsesto partecipato e condiviso. Ripeti meglio il sito? dnarinascimenti.it. A Rinascimenti con la I finale. Io ho fatto dei filmati, ma ne ho fatti molti, e io stessa mi meraviglio dell'attività, di quanto abbiamo lavorato contro le grandi navi. E comunque Venezia è massacrata dal turismo, che conta circa 30 milioni di persone all'anno. Io faccio parte del comitato delle grandi navi, però sono in contatto con varie associazioni, ce ne sono molte, e sono Ambiente Venezia, Poveglia, 25 aprile, Masegna e Sioetti, e poi molte associazioni del Lido. Mi faccio carico di fare da referente e da mettere dentro nel sito tutto quello che vi serve, insomma. Che rispetto per la bellezza hanno i governi locali e nazionali se lasciano che si consumi questo scempio.